Questo è ciò che il Verbo assume senza paura, si
e poi si parla di Giovanni Battista, la testimonianza di Giovanni. Sapete che in greco la parola testimonianza si dice martiria. I martiri sono testimoni. Il martire è colui che testimonia Cristo con la sua vita. Lo chiamiamo martire, ma potremmo chiamare semplicemente il testimone. È il testimone di Cristo. E Giovanni Battista dà la sua martoria, la sua testimonianza. E viene descritto da Giovanni, questa testimonianza di Giovanni, in una settimana. State attenti perché questo è importante. C'è una prima settimana di Gesù, diciamo, ma anche una settimana descritta da Giovanni. Inizia con me. Questa è la testimonianza di Giovanni. I giudei vanno da Gerusalemme, vanno da Giovanni Battista a chiedere: ma sei tu il Messia? E sapete che la santità di Giovanni Battista aveva fatto credere che lui potesse essere il Messia. Ma Giovanni dice: ma non sono io questo. Io sono la voce di colui che grida nel deserto, preparate la strada del Signore. Sentite come dice poi. Il giorno dopo, quindi secondo giorno, calcoliamo i giorni che è il primo giorno che è il giorno dopo, vedendo Gesù venire verso di lui, Giovanni dice: ecco l'agnello di Dio, colui che porta il peccato del mondo, porta il peccato del mondo. È la profezia di Giovanni Battista, che vede in Gesù che passa colui che porta tutti i peccati degli uomini su di sé, come l'agnello pasquale. Ha già visto Giovanni Battista il mistero pasquale, lo ha già intravisto subito dal primo incontro. Poi, il giorno dopo, terzo giorno, Giovanni stava ancora lì con alcuni discepoli, due dei discepoli, vedendo Gesù passare, vede che veniva spesso da Giovanni, veniva spesso a Giordano, vedendo passare dice: ecco la mia di Dio. E allora i discepoli si mettono al seguito, dialogano con Gesù, i discepoli di Giovanni Battista, e lui indirizza verso Gesù e gli dicono: maestro, dove andate? Gesù dice: venite e vedrete. Sono i primi discepoli. Il giorno dopo, siamo al quarto giorno, Gesù vuole partire per la Galilea e trova Filippo e trova altri, gli altri discepoli che gli fanno parlare, e dice: segui tu. Ed ecco, nel quarto giorno il gruppo dei discepoli cresce. Quindi Giovanni Battista il primo giorno fa la sua testimonianza in Giudea, secondo giorno vede Gesù e fa la testimonianza su Gesù, terzo giorno dice ai discepoli: non seguite più me, seguite lui. Al quarto giorno è Gesù che ormai da solo in Galilea chiama i suoi discepoli. Attenzione, adesso siamo al quarto giorno, quindi facendo il calcolo come si faceva allora, perché la domenica non esisteva ancora, il primo giorno rimaneva la domenica come da noi. Immaginatevi domenica, lunedì, martedì, mercoledì. Poi dice: il terzo giorno, no? C'è un sabato questo. Quindi giovedì, venerdì, sabato. Quello che sta descrivendo avviene di sabato. Voi sapete che per il sabato è il giorno di Dio. Giorno di riposo, no? È il giorno in cui non doveva fare nulla se non pregare. Come la nostra domenica, dovrebbe essere questo.
c'era la madre di Gesù. Ecco che Giovanni ci presenta la tanta madre di Gesù, fisicamente, dopo averci presentato Giovanni e i primi discepoli. Ecco la madre di Gesù. Cosa c'è? C'è una festa di nozze, un diavolos, credo, che è una festa di nozze. Lo sapete che le nozze, all'epoca di Gesù, erano una festa lunga, molto, ma nel momento in cui c'era la festa di nozze, che si preparava da tanto tempo, una settimana di feste, di banchetti, di feste, di celebrazioni, non so se da voi anche si fa così più, ma una volta praticamente anche nel mondo cristiano non si fa così. E nel mondo di Gesù questa festa veniva preparata, sapete, in greco si diceva paradigma. Questo significa quello che prepara le nozze, poi in italiano faceva dire altri significati, a quello che prepara le nozze. Oggi lo chiamano wedding planner, le parole inglesi, no? Wedding planner, ma è quello che prepara le nozze, che organizza la salsa di nozze, che organizza la festa, magari anche la chiesa, i fotografi, tutte queste sciocchezze che fanno questa parte. Ma Giovanni Battista parla di se stesso nel capitolo successivo, chiamandosi l'amico dello sposo, che è il paradigmos, ovvero quello che prepara la festa di nozze, e dice: guardate che la sposa non è mia, è dello sposo, io preparo la festa di nozze, poi lui deve crescere e io diminuire, finito la festa di nozze io me ne devo andare. È normale, no? Dirà questo che fa la cosa. Vi dico tutte queste cose perché è importante capire dove siamo. E perché improvvisamente Giovanni ci parla della festa di nozze? Ci stanno queste nozze, dice la Cana, e la madre di Gesù era lì. Dice proprio così, stava lì. Forse era la vita o una parente degli sposi, e stava lì a preparare le nozze, a preparare da mangiare, immagino che voi fate anche voi quando c'è la festa, no? Magari la mamma della sposa o dello sposo ha invitato il marito, sempre dando la mano, bisogna preparare questa grande festa, e lei è stata lì. Ma dice la madre di Gesù, era lì, ricordatevi questo, quando gli devo dare mangiare. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Quindi Gesù non era stato invitato per prima, a prima invito, diciamo, ma invitato perché c'era Maria. Diciamo che era un po' invocato Gesù, cioè, in questa festa di nozze. E poi Gesù adesso stava sempre con questo gruppo di discepoli, no? E gli era anche un po', non era da solo. I maligni dicono che il vino è venuto a mancare per questo, ma sono i maligni. Ma venne invitato anche Gesù, anche con i suoi figli. Venne a mancare il vino, venuto a mancare il vino. E qui cominciano le cose strane. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno vino. È strano, che non viene a mangiare vino la festa di nozze, anche perché il vino era una delle cose, come tutto il resto, che veniva preparato molto prima. Come vi dicevo, era una cosa, un evento della vita della famiglia, le nozze, quindi sì, non ci si perdeva, no, in queste cose. Ma venire a mancare vino era una mancanza grave, perché la festa delle nozze, all'epoca non c'era qualche cosa.
l'acqua, venne Magdalena. Ma la frase di Maria a Gesù è strana, perché domanda a Gesù un anno meno? Non è che Gesù faceva di meglio o faceva questo mestiere di andare per cambiare e fare il miracolo con Dio. Capite bene che sarebbe una cosa un po' anche banale, no? Che Maria insista con Gesù che faccia miracolo con il vino. Questa frase qui, stiamo attenti, ha un valore diverso. Questa richiesta di Maria ha un significato e dobbiamo scoprire. Non è bello che amare. Poi se non hanno vino, non è che dice finito il vino, ma le dice non hanno vino. E Gesù gli risponde anche lui in maniera strana, almeno per noi. Dice donna, una volta la chiama donna, non la chiama mamma, o madre, o Maria, donna. Letteralmente, non sono affari nostri, nel cuore, nel cuore. Dice, cosa significa questo per me? Hai fatto, ma Gesù, allora non ci interessa. E dice una frase, non è ancora giunta la mia ora. In questa l'ora di cui parla Gesù è la Pasqua. La morte e risurrezione, ma un po' esagerato perché non hanno vino, che Gesù dica non è ancora giunta la mia ora. Stiamo a parlare della festa di nozze, manca il vino e lui già la fa tracciare con l'ora della Pasqua. Vedete, è un dialogo strano, misterioso. Apparentemente non ha molto significato questa risposta. Domande e risposte. E poi Maria alla fine taglia corto, perché lei prende l'iniziativa e taglia corto, e dice: sua madre disse ai servitori, che sono in greco si chiamano diavoli, ai diavoli, qualsiasi cosa vi dica, fatela. Non è che ha detto niente, povero, ha detto soltanto ma non è giunta la mia ora, ma è morta, perché non sono affari nostri. Fate quello che dice. È un po' strano, vedete? Attenzione che Giovanni a volte cita brani della scrittura senza dirlo. Cioè, va a pescare nell'Antico Testamento dei brani. Ma non è che ti dice come dice Isaia, come dice, niente lì. E bisogna stare attenti perché lui è un po' strapochettice, perché siccome noi non conosciamo bene la Bibbia, ci chiediamo perché non abbiamo questa conoscenza, perché lui l'ha ascoltato, che noi non sappiamo bene tutta la Bibbia, purtroppo è così. Allora torniamo a quella frase di Maria, non hanno vino. Attenti perché questa frase in realtà nasconde tante cose. Innanzitutto il vino nella Bibbia. Dicevamo, una festa di nozze senza vino, Cristo. Il vino nella Bibbia ha un valore fortissimo, simbolico, perché è legato alla vigna, alla vite, alla vigna del Signore. La vigna del Signore, nei profeti, nei salmi, è Israele. Il popolo di Israele è la vigna del Signore. So se vi ricordate i brani del profeta Isaia. Sentite questo brano, per esempio. È il brano di Isaia 5. Voglio cantare
sassi e vi aveva piantato delle viti per già. In mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un vino. Egli aspettò che producesse uva, ma invece produsse acido di aceto. E allora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siete voi giudici tra me e la mia vigna. Cosa devo fare ancora la mia vigna che non abbia fatto mentre attendevo che producesse uva, ma prodotto acido di aceto? Ora voglio farvi conoscere cosa farò la mia vigna. Toglierò la sua siepe, si trasformerà in pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto. Non sarà potata né fagnata. Vi cresceranno rovi e bruni. E alle lupi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore, degli eserciti, è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue. Attendeva le attitudini ed ecco grida di oppressa. Questo passo di Isaia, molto duro, sentite, dice che il popolo di Israele è la vigna, che il diletto lo chiama così, diletto del Signore. Il Signore amava, che lui ha piantato con amore. È andato a aspettarsi l'uva e non gli ha dato niente. Allora che fa? Pensate a una vigna che non produce uva, viene tolta, viene distrutta. Ma sentite quest'altro brano, ancora più drammatico. Questa vigna che non produce frutto, è Isaia 24, un altro brano di sempre. Lugubre è il mosto, ma il mosto nero. La vigna annuisce, gemono tutti i cuori festanti, è cessata la gioia dei tamburi. Immaginate la testa dei nostri. È finito il chiasso degli avventi, è cessata la gioia della cena, non si beve più il vino tra i campi, la bevanda inebriante amara per chi la beve. È distrutta la città del nulla, è chiuso l'ingresso di ogni casa, per le strade si lamentano perché non c'è vino. Ogni gioia scomparsa se ne andava alla presenza della terra. Capite allora? E ci sono tanti altri brani, sono avete su due. Cosa c'è dietro non hanno vino? Ma il grano che sta lì, che sta in questa festa di nozze, si accorge che è finito il vino, ma mica solo la festa di nozze. È finito il vino in Israele, è finito il vino nel popolo di Dio. E questo popolo di Dio è diventato triste, devastato, come una vigna che è stata distrutta, come dice il Salmo. Hanno distrutto la tua vigna, la vigna del Signore, hanno calpestato. Quello che Maria dice a Gesù non è semplicemente che gli sposi lo hanno creduto, ma che il mondo non ha più la gioia, non ha più il vino della redenzione che aveva ricevuto da Abramo, da Isacco, da Giacobbe, da Mosè. Non hanno un vino, infatti, dice, non è che gli sposi hanno vino, dice, non hanno un vino. Ecco perché Gesù gli risponde in quell'altra maniera. Perché Gesù dice a Maria, beh, ferma, aspetta, non è giunta ancora l'ora. E ora, capite, la croce era il momento del compimento della salvezza. Non è ancora giunta l'ora. Anticipare i tempi. Maria, che è santa siciliana, è una donna che non ha Maria, non sta ancora. Dicevo ieri, io sono figlio di genitori
che momento, secondo te, ritorniamo a Gesù, e quello era il momento per far cominciare Gesù. Gesù aveva 30 anni, ma è Luca ce lo dice. E a 30 anni, che era un grande certo, papà, Maria pensa qualche volta avranno parlato con Maria di questo problema. Ma Gesù aspetta 30 anni, sapete perché? Perché in Israele, per essere rabbino, insegnante della legge, dovrebbe avere 30 anni. Rabbi aveva 30 anni, allora Gesù aspetta. Allora Maria dice, senti, uno scappo a casa, non lo puoi fare. E cominci. E sapete la frase che dice Gesù di Maria qual è? Le fatto caso. Dice ai servi, fate qualunque cosa voi vi dica, fatela. Allora, fate ciò che vi dice. Non risponde all'annunciazione di Maria all'angelo. Si faccia. Yeah.
lo portano all'architettino, si chiamava così in greco, era il responsabile della tavola, il metodo, diciamo, era quello che organizzava le tavole, no? E gli portano questo bambino, l'ironia di Giovanni, questo passaggio, Giovanni usa un termine che è calos, calos significa bello, ma non perché esteticamente è bello, ma Giovanni usa questo termine per indicare che la cosa è diversa, è bellissima, è nuova, è di qualità superiore, come quando dici non sono il buon pastore Gesù, là c'è scritto io sono il bel pastore, o calos per bello. Quindi questo bello significa straordinario, significa giusto. Se i ragazzi non dicono che a loro dico è figo, no? Indica tante cose insieme, bello, buono, giusto, perfetto, originale, tante cose insieme. E un calos, non bello. Yeah,
sentite come infatti dice alla fine, questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni. In greco, scusate se non ho detto la parola, ma il testo originale dice molto di più del testo tradotto, è normale perché Giovanni l'ha scritto in greco, l'ha scritto in italiano, e dice in greco, c'è due modi di dire. Primo, secondo, terzo, quarto, c'è una parola proto, interno, dico, come non diciamo primo, secondo, terzo, quarto, non l'ordinale. Ma qui non usa primo dei segni, ma arche, forse quello, l'arche dei segni, l'arche, quella parola che ha detto il proto, in principio Dio, che oggi c'era già in questi due, ha detto in principio era vero. Arche, coloroso, e qui dice l'arche, non sapete, è il principio di tutti i segni, è non il primo, è l'inizio, e ancora più che l'inizio, in italiano si dice l'archetipo, no? Quello che sta all'inizio di tutte le cose e che fa riferimento, tutte le cose fanno riferimento a quello. Deve essere compreso. L'archetipo significa qualcosa che fa capire tutti gli archetipi. E questo è il primo dei segni, così chiama i miracoli Giovanni, che sono i segni della salvezza. Fu l'archetipo l'inizio dei segni. Un più che a Gesù. Egli manifestò la sua gloria, capite perché ha manifestato la sua gloria? Non per il miracolino, ma per quello che quel miracolo significa, l'inizio della salvezza. Manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Mi danno creduto in lui perché ha fatto l'acqua in vino. Credettero in lui perché quel segno era l'inizio della redenzione. Ma chi sta? Chi è stata la colpevole di tutto questo? Chi è stata colei che ha spinto l'inizio di Maria? E guardate che è sempre stato così, come nella concezione, come qui. L'altro quadro di cui parlava sotto la croce dice una cosa simile. Stava presso la croce, davanti alla croce, Maria. Amata di Gesù, Maria di Magdala, cioè, anche lì sotto la stessa parola, stava lì. Questa presenza di Maria che precede qualunque cosa, là. Stava lì. Sapete, il dialogo con Gesù lì è diverso. Donna, dice anche lì, come qua, donna. Questo è il tuo figlio. Parlando del discepolo, ma anche qui c'è il discepolo. Questo è il tuo figlio. Ha discepolo, questo è il parlato. E discepolo l'ha preso in forza una cosa propria di Dio, come la propria cosa, non una caccia, come una cosa sua. Vedete che sono simili le discepoli. Anche qui ci sono i discepoli. E poi scendono, dopo questo fatto, Gesù scese a Cafarnaum insieme a sua madre. Vedete che la mamma ha seguito Gesù, almeno per alcune tappe, ha seguito. Ai suoi fratelli, i cugini, i fratelli, eccetera. Perché ricordatevi che c'erano due cugini stretti, carnali, Gesù, tra i discepoli. Erano Giacomo di Alfeo e Giuda, suo fratello, Giuda d'Alfeo. Erano due fratelli che erano figli della Maria, dell'altra Maria di Shabbat. Gesù comincia
lei che vede quando il mondo va male, quando il mondo va alla deriva, all'Emma Maria a fare magari dei bambini, a fare una pastorella, a fare, dice, prega per il mondo, prega per i peccatori, ricordate proprio, fanno, prega, legate, fate benedetto. Perché? Il proprio ruolo della madre, quando la madre vede il pericolo e viene in soccorso, perché madre? Nell'inno finale della Divina Commedia, Dante, che è il madre, no? Dice quella frase, la sua dignità non può soccorrere a chi domanda. Ma liberamente ad innaltare precorre. Ma viene prima di chi domanda. La ragione per cui noi la chiamiamo madre di misericordia è proprio questa. Perché quando Dio vuole Maria, creò Maria, la mise a parte da parte nell'elenco degli uomini col peccato originale che il diavolo aveva ben presente, il diavolo c'è una sorta di enciclopedia con tutti i nostri nomi, siccome noi siamo tutti peccatori, lo c'è e sa tutto di noi, debolezze, peccati, vizi, tutto, c'è tutto un bel elenco, ma in quell'elenco Maria non c'era. La furbizia di Dio è quella di dire questa è la metto da parte, quell'elenco non appare, così il diavolo non sa nulla, se no rovina tutto. E infatti Maria, privata del contagio del peccato originale, è come un terreno buono, nuovo, è un pezzo del paradiso terrestre, che per usare le frasi del cantico di Dante, un giardino chiuso, una fontana sigillata, l'ortus conclusus, no? Perché Dio ha voluto così, ma la voluto così anche perché potesse essere madre di Cristo, ma madre della nuova creazione, madre nostra, e vuole che fosse madre. Madre nel senso più vero, come dicevamo prima. Questa misericordia per Maria significa tutto quello che la misericordia per chi mi ha di ricordo, non è semplicemente voler bene anche più debole, no? Ma la parola misericordia italiana nella Bibbia sono più parole diverse, perché tante sfumature, ovviamente. La misericordia è quella di Dio che è fedele alla sua alleanza per sempre. Vi ricordate il Salmo, perché eterna è la sua misericordia, ha fatto i grandi luminari perché eterna è la sua misericordia. Lì quella parola è chesed, che in ebraico significa benevolenza, benevolenza fedele, che Dio è fedele per sempre. Come gli uomini vogliono bene un giorno dopo Dio, magari hai rovinato il tuo interesse, ma Dio non è così. Pensate, Dio ci ama anche quando noi siamo peccatori e traditori nell'alleanza. E continua ad amarci perché lui è fedele per sempre, perché lui è la sua misericordia, la sua chesed, la sua benevolenza, è eterna per sempre. Ma poi c'è un altro termine, che è grazia. Sapete quando un potente fa grazia al soldito? Perché? Perché è buono. Allora sapete, il re dice tu mi sei debitore, ma io ti condono il debito, sono generoso. Questa si chiama grazia.
anche questo è uno dei termini che traduce misericordia. E poi c'è un altro termine che ci ha riferito tante volte Papa Francesco, no? Rechem Rachamim, che è quello più simpatico che riguarda la parola. Rachem significa viscere, ma Rechem significa utero. Nella donna c'è un utero. Allora, il Rachamim, le viscere di Dio, sono l'utero di Dio, che significa la parte più intima, che si commuove, dice Isaia, è un passo. Io sento dentro di me che le viscere si commuovono per te, perché tu sei mio figlio. Non so se capire quello che dicevo prima della mamma. E la madre che riconosce immediatamente, perché è come se nelle viscere ritornasse ad esserci il segno, no? Il sintomo di quel bambino che la madre porta ancora dentro. E Dio usa questo termine, la fare delle vittime d'amore per i più poveri.
ma da dove avete sentito? Chissà se aveva capito in che punto questo sarebbe stato la sua vita. E nella sua vita lei sperimentò per i più poveri dei poveri, ovvero quelli che scattano pure, quelli che lavorano più poveri, rispetto anche da quelli, ma sono quelli che deve essere la carità. E ha cominciato ad amare con quella fedeltà come Dio ama, con quella tenerezza come Dio ama, con quella grazia come Dio ama, tutti questi. Ed è bello che quest'anno la misericordia parla la canonizzerà, fatto perché era già beata, ma la canonizzazione sapere significa che si estende a tutto il mondo, il mondo. Quindi ogni 5 di settembre noi ricorderemo la Santa. E c'è un'altra frase come lei, bellissime. Dicevo della mamma, quando un figlio è malato, cosa fa la mamma? Sta preso, no? Più delle altre. E sta lì accanto, sta lì a non vedere, a controllare, a vedere la temperatura, se ha mangiato, non ha mangiato. Ma diciamo, i figli, hanno questa esperienza altro che il dottore. Ma questa esperienza che lei faceva tante volte, diventa per la della normalità, tutti i figli malati andavano a cercare lei. E c'è delle frasi, frasi come Gesù è il mio tutto in tutti. Erano delle frasi bellissime. Oppure il Vangelo ci guida. Tu l'hai fatto a me. Diceva ai poveri, no? Diceva, tu hai scelto di te, dice tutto il Vangelo. Parlava di Gesù, tu l'hai fatto a me, io ti dico di me. E gli faceva vedere queste dita. Oppure aiutami. Dice Gesù, aiutami a condividere il tuo profumo, e il tuo profumo è la gioia. E sono queste le cose che viveva. Se vorrei essere una matita nelle tue mani, Dio. Ma ce n'era una che sicuramente mi ha commosso e mi ha detto, comunicavo anche questo giorno. Se io mai divento una santa, lei non sapeva che poi sarebbe avvenuto, ma se mai io divento santa, io voglio sicuramente essere una persona delle tenebre. Delle tenebre. Io voglio continuamente essere assente dal cielo e illuminare con la luce quelli che sulla terra sono nelle tenebre. Non so se avete capito. Lei preferisce non essere in cielo, ma stare in mezzo alle tenebre del mondo per portarmi luce. Essere assente dal cielo. Ci mette il cittadino, sono in viaggio. Questo è il desiderio, capite? È come la mamma che sta vicino al malato, al figlio malato, e non mangia, trascura se stessa perché il figlio è molto malato, e non pensa ad altro, non viene a festeggiare. Vedete, nella misericordia, l'amore, non le cose che si fanno, ma l'amore che porta. Madre Teresa diceva, non è ciò che fai che è importante, ma l'amore che ci metti. E allora, io concluderei questo discorso. Maria, qua siamo nel suo santuario. Maria è stata la prima a fare proprio questo servizio d'amore materno, ad accettare tutto quello che significava la misericordia.
significava essere sempre attenta alle povertà degli altri. Spingere anche Gesù a fare i segni dell'amore. Maria è ricordata che Maria intercede in cielo e sta continuamente a dire a Gesù: c'è bisogno di questo, c'è bisogno di quell'altro. Tant'è vero che noi le grazie che gli chiediamo a Maria, ma dalla confutazione di sicuro, no? Perché facciamo farlo andare la lettera di raccomandazione a Maria, che la dirà sicura. Il popolo di Dio l'ha sempre fatto, anche se Dio ha detto, no? Le grazie che chiediamo sempre a Maria. Maria è donna, è madre, capisce. Ma vedete, in questa forza noi siamo figli di Maria. E non dobbiamo avere paura di farlo, di esserlo, di raccomandarci. E lei ci guida sempre a Gesù, ci rimanda a Gesù, fare quello che lui mi dice, sempre così. E facendo così però sa che Gesù ci farà fare la sua volontà e ci salverà. Chiediamo allora a l'intercessione di Maria che veramente anche noi possiamo essere figli di misericordia e possiamo, come Madre Teresa, come tanti santi, imparare ad amare così e amare i più deboli, i più lontani, i più piccoli, proprio come